Amici del Sagittario, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà il mese di dicembre 2021. Per voi è sempre un mese molto particolare, il sole dalla vostra parte fino al 21, quindi comunque voglio fare innanzitutto gli auguri agli amici dello Scorpione che faranno il compleanno proprio durante questo mese. E allo stesso tempo voglio ricordarvi che per chi non l'avesse ancora acquistato, trovate su Amazon il tuo oroscopo personale. Questo è un libro di astrologia per il 2022. Andremo a capire quindi, capirete molti transiti anche che saranno presenti durante questo periodo. Sarà mese per mese, segno per segno. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia pagina web o la mia email. Bene, iniziamo quindi subito a capire. Oggi andremo a prendere sette carte. E useremo il metodo dei chakra. Vi ricordo sempre di ascoltare anche voi il vostro ascendente, almeno il vostro ascendente, ecco. Allora, la vostra carta nascosta è il 7 di bastoni. Possono esserci dei momenti di inquietudini per voi durante questo mese di dicembre. Credo che molti Sagittario, scusatemi, state cercando di trovare delle soluzioni che rappresentano per voi dei grandi cambi. Siete in una fase dove state rimettendo in gioco la vostra vita, e questo lo sentirete poi in particolar modo anche il prossimo anno. Devo dire che fino a maggio avrete una grande occasione, quella secondo me, di rimettervi in una buona carreggiata, anche se le scelte possono essere diverse, tutte diverse, e di conseguenza avere così tante scelte diverse potreste entrare un po' in crisi. Bene, dicembre anticipa un po' quest'aria ed è un po' quel mese in cui le inquietudini, le incertezze possono in qualche modo mettervi un poco d'ansia. Sette di bastoni è lottare molto spesso anche con i propri impulsi, i propri istinti. Volete fare mille cose contemporaneamente, ma forse non avete proprio il tempo materiale per poterle affrontare. Quindi mi raccomando, amici del Sagittario, questo potrebbe essere un periodo dove probabilmente ci sono tante cose che insomma bruciano in pentola, ma cerchiamo di non correre il rischio di essere troppo impulsivi, soprattutto per colpa della nostra instabilità del momento e soprattutto perché vogliamo necessariamente cambiare la nostra vita. La vostra vita inevitabilmente cambierà dal prossimo anno, sentirete una ventata diversa e avete comunque bisogno proprio di ripartire un po' da zero per ricostruire anche aspetti della vostra vita che in qualche modo hanno finito un ciclo e quindi questo ciclo, soprattutto il numero 7, finisce un ciclo. Siete proprio arrivati in qualche modo ad avere quella sensazione che bisogna ripartire subito e immediatamente, ma attenzione a non correre il famoso rischio di essere troppo impulsivi. Allora, prendiamo sette carte così capiamo subito come sarà questo vostro mese di dicembre 2021. Allora, vediamo un po'. Partiamo subito dal primo chakra. Abbiamo un bellissimo asso di bastoni. Come sempre dico, arriva quasi a tagliare un po' quel ghiaccio che si era formato intorno a delle situazioni. L'asso scusatemi, di spada, non è di bastoni. L'asso di spada è la tipica carta di vittoria dopo un periodo abbastanza travagliato o abbastanza difficile, quindi è possibile che proprio anche nelle questioni di famiglia, di casa, raggiungerete l'esito grazie anche alla vostra stessa forza di volontà. Avete tanta forza in questo momento, devo dire che molti di voi stanno uscendo un po' sfiancati da questo periodo, però grazie alla vostra determinazione state arrivando e raggiungerete sicuramente qualcosa di molto importante. C'è da fare un discorso chiaro, inevitabile in questo momento con la vostra famiglia. Insomma, reputate voi cosa sia per voi famiglia, il vostro compagno, i vostri figli, i vostri genitori, piuttosto che. E bisogna fare un discorso importante perché bisogna arrivare ad un punto, ad un inizio nuovo. Bisogna trovare una soluzione a quella che è la vostra vita in questo momento, soprattutto per le quattro mura di casa, le vostre radici, perché il primo chakra rappresenta un po' quello. Tanta energia. Allora, questa è un'energia predominante, secondo me, questo asso di spada, perché rappresenta un po' anche la vostra necessità, la necessità anche
di parlare chiaro, di andare al dunque, al dritto al sodo, dire le cose in maniera forse anche un po' prepotenti, quindi fate attenzione a non cadere in questo vortice, ecco, tra virgolette. Abbiamo il mago come secondo chakra. Il secondo chakra, vi ricordo sempre, rappresenta la questione, la stabilità economica, il lavoro, anche la vostra sessualità. Quindi partiamo dalla sessualità, credo che ci siano anche delle belle occasioni nuove, qualcosa di nuovo che nasce, proprio anche un rapporto, un'amicizia particolare che si sviluppa durante questo mese di dicembre. Finalmente qualcuno nuovo nella vostra vita entrerà, lo vedo anche nella temperanza qui nel cuore, che in qualche modo vi farà battere un po' il cuore e mettervi nuovamente su quella condizione di vivere delle emozioni. Abbiamo qui anche un fante di denaro che parla proprio di emotività nuove, emozioni soprattutto nuove, una persona nuova che potrebbe arrivare, soprattutto un segno di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno possono essere veramente molto importanti per voi. Il mago nel secondo chakra rappresenta anche il lavoro, la laboriosità, l'essere veramente molto attivi, molto produttivi durante questo mese di dicembre. Avrete tante cose da fare e avrete anche tanto lavoro, soprattutto per chi lavora. Quindi mi raccomando, organizzate bene il vostro tempo e cercate di organizzare bene la vostra agenda, perché non vorrei che poi arrivaste veramente a fine giornata sempre esausti e stanchi, ed è quello un po' anche la causa di queste sensazioni di instabilità che sentite nella vostra vita, perché non avrete tantissimo tempo libero. Il fante di denaro, come vi dicevo, è una carta di onestà, quindi comunque sentimenti benestanti, l'emozione, il terzo chakra parla proprio delle nostre emozioni, non a livello di cuore o relazione, perché di questo abbiamo il quarto chakra, ma più la sensazione di benestare, di felicità. E devo dire che questo fante di denaro è veramente una ventata nuova che arriva nella vostra vita. Potrebbe essere una persona o potrebbe essere proprio una sensazione vostra di benestare nuova. Qualcuno, come vi dicevo, vuole cambiare vita e questo fante di denaro rappresenta un po' anche una nuova pelle che noi indossiamo, un nuovo abito che noi vogliamo indossare anche per sentirci completamente diverso. Quindi anche i cambi, per esempio, estetici durante questo periodo possono essere molto importanti. Bello questo mese per gli studenti e per chi vuole iniziare un percorso lavorativo. Per esempio, se c'è qualcuno che sta per iniziare con questo mondo, ci sono delle comunicazioni importanti. Se state cercando lavoro, se volete cambiare lavoro, se volete iniziare a intraprendere un passo nuovo nella vostra vita lavorativa, sarà molto molto importante questo mese. Sul cuore, nel nostro quarto chakra, abbiamo questa bellissima temperanza ed è una carta di equilibrio, ma soprattutto per cercare questo equilibrio, per trovare questo equilibrio, dobbiamo ricercare delle formule nuove, quindi è possibile che stiamo in qualche modo cercando, ricercando un nuovo cammino, dei passi nuovi da dover affrontare per ritrovare un attimo un po' più di tranquillità anche per esempio nelle nostre relazioni. Bisogna parlare molto chiaro con il partner, bisogna dire le cose in maniera molto equilibrata, tanta diplomazia, ma soprattutto bisogna sperimentare piano piano un percorso nuovo. Se siete single, questa è una bellissima carta, e qualcuno vi sta per arrivare, ve lo dico già, sarà un bel mese fatto di amore. E mentre se avete qualcuno, sarà veramente bello poter vivere queste emozioni in maniera quasi libera, in maniera quasi tranquilla, in un modo in cui forse le persone avranno bisogno di dirsi le cose così come stanno. Voi avete bisogno di chiarezza, ma anche dall'altra parte hanno bisogno di molta più chiarezza. A livello comunicativo abbiamo il mondo, ecco qui questa carta che dice di cambiare completamente vita. Voi lo state esponendo, lo state pensando, lo volete comunicare anche alle persone vicino a voi, avete voglia proprio di iniziare questo nuovo percorso che è la vostra vita nuova. Abbiate il coraggio con la forza e bisogna purtroppo abbandonare qualcosa per poter riniziare e ripartire da capo, va bene? Allora prendiamo il nostro oracolo, andiamo a capire qual è l'oracolo per voi questo mese. Respira. Quello che vi dicevo delle ansie che vivrete, perché siete tanto inquieti in questo periodo, quindi un attimo solo, respirate, tranquillizzatevi. È raro vedere un sagittario inquieto, è raro vedere un sagittario agitato rispetto, per esempio, ai segni di fuoco come il leone e l'ariete, che sono sempre agitati anche quando fanno le cose belle.
Voi invece avete bisogno un attimo di respirare, perché questo mese, secondo me, sentirete un po' tanto di questo peso, va bene? Allora, io, amici del Sagittario, innanzitutto voglio regalarvi un augurio di Natale, voi e la vostra famiglia, e voglio augurarvi veramente un felice anno nuovo. Noi ovviamente ci sentiremo con tanti, 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 tanti altri video durante questo mese di dicembre, però, insomma, queste sono le energie generali. Grazie come al solito e alla prossima.